Bari e Pisa si affrontano nell'anticipo dell'ottava giornata del Girone B di Primavera 2 al Centro Sportivo Palmiotta, con la voglia di dare continuità ai successi della scorsa settimana prima di due settimane di sosta per gli impegni della nazionale. I biancorossi hanno vinto 7 giorni fa sul campo del Cosenza per 3-0, mentre i toscani hanno superato in casa 2-0 la Ternana. Mister di Bari sceglie un 4-3-3 con De Lucci tra i pali, Sassarini e Mavrai come centrali, Pinto e Spadavecchia come terzini, Polito lì nel mezzo a smistare insieme a Campanelli e De Martino, con Scafetta punta centrale sulla destra, Capitan Palumbo e La Bianca sulla sinistra. Il Pisa di Innocenti invece scende in campo con un 4-2-3-1, Giuliani in porta, Battista, Casarosa, Baldacci e Pucci sulla linea difensiva, Cannarsa e Frosali davanti alla difesa, Buffon unica punta con dietro Raichev, Ferrari e Box. Il calcio d'inizio a favore del Pisa, anche se al Bari bastano appena 4 minuti per rendersi pericoloso, con Campanelli che riceve sulla destra, va a puntare Raichev, arriva sul fondo, palla perfetta per Scafetta che prova la girata, il tiro che termina fuori, lui che vanta già 34 presenze in Serie C con il Messina e oltre 65 in Serie D tra Vibonese e Vastese. 4 minuti più tardi ci prova nuovamente il Bari, nuovamente con Scafetta che riceve, si gira e calcia con la palla che non scende, con il 9 che fin qua ha realizzato 4 reti, 2 nella scorsa giornata. Padroni di casa a caccia del gol al minuto 30, nuovamente servito in profondità Scafetta, bravo ad entrare in area, a fare una finta, a sterzare nuovamente una finta e a calciare sul secondo palo dove la difesa respinge, poi il tiro alto di De Martino, lui che è cresciuto nelle giovanili della Lazio prima di approdare nell'under 17 dei Galletti, squadre che vanno a riposo sul punteggio di 0-0 dopo i primi 45 minuti. Nel secondo tempo Mister Innocenti cambia, mette nella mischia Lovo al posto di Ferrari, ma la prima occasione è ancora per il Bari con il classe 2007 De Martino che questa volta inquadra la porta senza però riuscire a dare la giusta forza per impensierire Giuliani. Il Pisa si fa vedere per la prima volta al minuto 8 della ripresa, Cannarsa approfitta di un errore di Campanelli, si accentra e conclude con De Lucci che respinge, poi Raichev tenta il tap-in con il classe 2006 bulgaro che è impreciso e manca l'appuntamento con il suo primo gol in stagione. A 10 minuti dal termine il Pisa palleggia bene tra Lovo, Battistella e Bassanini con la palla che poi dalla destra viene calciata e prende un effetto strano e De Lucci viene costretta ad allungarsi sul primo palo, bravo poi il classe 2006 a bloccare in due tempi. Passano 2 minuti ed il Pisa ci riprova questa volta con il classe 2007 Battistella che ha spazio, prende la mira e conclude dalla distanza. Tiro che non è forte abbastanza per impensierire il numero 1 del Bari che si allunga e blocca senza problemi. L'ultimo squillo della gara è dei padroni di casa con Fravola che serve al bacio Tedeschi in area di rigore che fa tutto bene, poi sceglie la conclusione di forza con la palla che va altissima sopra la traversa. Incredulo anche il 21 biancorosso che fin qua ha collezionato soltanto un gol in 4 presenze. La partita si conclude così in parità, il Bari resta penultimo in classifica con 5 punti, appena una lunghezza sopra il Monopoli, mentre il Pisa mantiene la quinta posizione in piena zona playoff con 14 punti. Le squadre torneranno in campo il 23 di novembre, i pugliesi saranno ospiti del Frosinone, mentre i toscani ospiteranno il Benevento in una sfida cruciale per le posizioni di vertice. Sicuramente è stata una partita equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre, comunque avevano idee di gioco, principi. Io faccio complimenti al Pisa perché comunque ha un'identità forte, una buona squadra. Complimenti miei per l'atteggiamento, perché comunque era importante dare continuità. Per la seconda partita non abbiamo messo gol, quindi vedo una crescita per i ragazzi e questo mi fa ben sperare. Beh, sicuramente quando sposi un progetto di giocare con tanti sotto età, alla fine è questo, ci vuole il tempo, i ragazzi ci stanno mettendo l'impegno e sono molto molto positivo. Ma è stata una partita equilibrata, diciamo che
potevamo vincere, potevamo perdere, sapevamo che la squadra, che Bari era una squadra organizzata, pericolosa, quindi ci abbiamo provato e la partita è stata dominata a tratti dal Bari, a tratti da noi, quindi penso che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto. Sì, abbiamo margini di miglioramento senza dubbio, perché siamo una squadra come il Bari, siamo una squadra molto giovane, quindi ragazzi, anche chi è entrato, mi ha fatto piacere che abbia in qualche modo cambiato anche l'inerzia della partita, quindi sì, abbiamo ampi margini di miglioramento e stiamo lavorando per migliorare tutti i ragazzi. Preparatevi a gustare il calcio giovanile under come non lo avete mai visto. La Giovane Italia infatti si rivoluziona e vi mette a disposizione il nostro portale, all'interno del quale potete trovare risultati, tabellini, marcatori, statistiche individuali, ma anche dirette live commentate dalla nostra squadra di telecronisti, highlights, interviste dai campi, top goal, top giocate e tanto altro ancora in divenire. Il network della Giovane Italia è sempre più capillare, un ambiente unico che ti fa scendere in campo ogni giorno regalando immagini ed emozioni imperdibili ed esclusive. Se sei interessato a farne parte attraverso il nostro percorso ripresa, redazione e telecronaca, scopri come scrivendo a info@lagiovaneitalia.net. Entra in un team dinamico e coinvolgente. Potrai così trasformare la tua passione in un lavoro retribuito, come tutti gli altri 50 profili coinvolti stabilmente nel format. Abbonati a LG Special e aiuta la Giovane Italia a fare ancora di più la differenza.